Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo farvi vedere come realizzare questo Patrick in amigurumi che fa parte della serie dei personaggi di SpongeBob che sto realizzando man mano. Quindi questo è il lavoro che andremo a fare oggi, spero veramente che vi piaccia e passiamo alla descrizione dei materiali che ci occorrono per realizzare questo amigurumi. Allora, per realizzare il nostro Patrick ci servirà un uncinetto numero 3, un marcapunti. Dopodiché ci servirà una coda lana, poi del filo nero sottile che ci servirà per fare la bocca e le sopracciglia, questo è il numero 25, ma potete usare anche il numero 8 che andrà bene lo stesso. Poi ci servirà della lana di questo rosa, che è lo stesso rosa che ho usato per fare il cappello di Chopper, quindi vi lascio il link per vedere anche l'altro video. E poi ci servirà di questo verde acido per fare i pantaloni. Dopodiché abbiamo bisogno di dei feltri, quindi vari tipi di feltri. Abbiamo bisogno del feltro bianco per fare gli occhi, del feltro nero per fare la pupilla dell'occhio e del feltro violetto, lilla, quello che avete, che ci servirà per fare i fiorellini sul calzoncino. Dopodiché passiamo alla realizzazione della testa, quindi iniziamo da questo punto e svilupperemo tutto il corpo fino alle gambe. Prendiamo il nostro filato rosa e iniziamo con un anello magico di 6 maglie basse, quindi prendiamo il filo, facciamo l'anello magico e all'interno facciamo 6 maglie basse, quindi facciamo la prima, la seconda e la terza e arriviamo fino a 6 maglie basse. Fatte le nostre 6 maglie basse, stringiamo l'anello magico e nel prossimo giro andremo a fare un giro di maglie come si presentano, quindi lavoriamo 6 maglie basse sulle 6 maglie basse che abbiamo già realizzato, quindi andiamo e procediamo semplicemente con il realizzare in ogni maglia bassa del precedente giro una maglia bassa. Terminato il giro di maglie come si presentano, andremo a lavorare nel prossimo giro e ora qui inizierò a mettere il mio marcapunti, quindi faccio una maglia bassa e metto il marcapunti. Dopodiché per tutto il giro dobbiamo fare una maglia bassa che ho già fatto e poi nella prossima maglia facciamo un aumento, quindi facciamo due maglie basse nella stessa maglia bassa sottostante. Ripetiamo una maglia bassa e nella prossima maglia faremo un aumento, quindi due maglie basse nella stessa maglia bassa sottostante. Arriviamo fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci ritroveremo con 9 maglie basse. Terminato il nostro giro di 9 maglie basse, procediamo con il prossimo giro con il fare 2 maglie basse e un aumento e faremo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro fino al termine e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse, quindi faccio le mie 2 maglie basse, dopodiché nella prossima maglia bassa faccio un aumento. E procediamo così fino al termine del giro e come abbiamo detto ci ritroveremo nel nostro lavoro con 12 maglie basse. Terminato il nostro giro da 12 maglie basse, proseguiamo con il lavorare un giro di maglie come si presentano, quindi in ogni maglia bassa del precedente giro faremo una maglia bassa fino al termine del giro. Terminato il nostro giro di maglie come si presentano, andremo nel prossimo giro con il fare 3 maglie basse e un aumento e faremo 3 maglie basse e un aumento fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 15 maglie basse. Terminato il giro, nel prossimo giro andremo a lavorare le maglie come si presentano, quindi lavoreremo per un giro le maglie come si presentano e faremo 15 maglie basse sulle 15 che abbiamo già. Terminato il mio giro di maglie come si presentano, andremo nel prossimo giro con il fare 4 maglie basse e un aumento, quindi facciamo le nostre 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 maglie basse, dopodiché nella prossima maglia bassa faremo un nuovo aumento, quindi 1 e 2 maglie basse nella stessa maglia bassa sottostante. Proseguiamo fino al termine del giro con il fare 4 maglie basse e aumento. Al termine del nostro lavoro ci saranno 18 maglie basse. Una volta che avremo terminato il giro dobbiamo fare un giro di maglie come si presentano, quindi in questo giro lavoreremo le maglie come si presentano senza fare aumenti. Terminato il mio giro di maglie come si presentano, andremo nel prossimo giro a lavorare, vediamo un po', 5 maglie basse e un aumento, quindi facciamo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4
e 5 maglie basse, dopodiché nella prossima maglia bassa faremo un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia bassa sottostante, e proseguiamo così fino al termine del giro con il fare 5 maglie basse in aumento, e al termine del nostro lavoro ci saranno 21 maglie basse. Una volta che avremo terminato il nostro giro da 21 maglie basse, proseguiamo con il fare nel prossimo giro le maglie come si presentano. Quindi in questo giro lavoreremo le maglie come si presentano senza fare aumenti. Dopo aver lavorato il giro di maglie come si presentano, procediamo con il prossimo giro con il fare 6 maglie basse e un aumento, e procediamo con il fare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopo aver fatto le 6 maglie basse, nella prossima maglia bassa facciamo un aumento, quindi facciamo 2 maglie basse nella stessa maglia bassa sottostante. Procediamo in questo modo con il fare 6 maglie basse un aumento fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci saranno 24 maglie basse. Terminato il giro da 24 maglie basse, io poso un attimo il mio lavoro perché vi ho scritto i giri. Come vi dico sempre, gli amigurumi si lavorano tutti allo stesso modo, quindi non c'è bisogno che vi faccia vedere passaggio per passaggio, basta fargli vedere i primi passaggi e poi gli altri potete farli voi. Allora, abbiamo finito con 24 maglie basse, quindi andate con il 14° giro e farete 7 maglie basse in aumento. Fate 7 maglie basse in aumento fino al termine del giro, e nel vostro lavoro ci saranno 27 maglie basse. Poi andate a fare il 15° giro e farete 8 maglie basse e un aumento. Farete 8 maglie basse e un aumento fino al termine del giro, e nel vostro lavoro ci saranno 30 maglie basse. Poi farete giro 16, il 16° giro, e lavorate le maglie come si presentano, e dovete fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 giri di maglie come si presentano, quindi nei giri 16, 17, 18, 19, 20 e 21 lavorate le maglie come si presentano senza fare aumenti. Poi procederete con il fare il 22° giro, dopo aver fatto i 6 giri di maglie come si presentano, andate al 22° giro e lavorate 4 maglie basse in aumento, e farete 4 maglie basse in aumento fino al termine del giro, e nel vostro lavoro ci saranno 36 maglie basse. Poi farete il giro 23, in cui lavorerete le maglie come si presentano, quindi lavorate le maglie come si presentano senza fare aumenti. Poi farete il giro 24, che consiste nel fare 5 maglie basse in aumento, e farete 5 maglie basse e un aumento fino al termine del giro, e nel vostro lavoro ci saranno 42 maglie basse. Poi procederete con il 25° giro, in cui farete 6 maglie basse e un aumento. Farete 6 maglie basse e un aumento fino al termine del giro, e nel vostro lavoro ci saranno 48 maglie basse. Poi dovete procedere con il fare nel giro 20, nei giri 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, in questi giri, che saranno 10 in tutto, dovete lavorare le maglie come si presentano, quindi per 10 giri lavorate le maglie come si presentano senza fare aumenti. Fate tutti questi passaggi e poi dovremo procedere con il cambiare colore, vi farò vedere come si fa. Una volta che avremo terminato di eseguire tutti i passaggi che vi ho scritto, il nostro lavoro ci si presenterà in questo modo. Ecco qua. Quindi abbiamo fatto parte della testa, la testa intera, no parte, e il corpo. Adesso dobbiamo cominciare ad inserire il filato verde. Quindi, come abbiamo fatto con altri amigurumi, dobbiamo cambiare colore, però ve lo faccio rivedere per chi fosse capitato per la prima volta nel mio canale. Quindi, dobbiamo prendere il colore che dobbiamo cambiare, quindi in questo caso il verde, perché dobbiamo fare il pantalone. Iniziamo una maglia. Prendiamo il filo da dietro e lo lasciamo in sospeso, dopodiché chiudiamo la maglia bassa con il filato verde e tiriamo i fili. Dopodiché lavoriamo qualche maglia nascondendo i fili, questi qua dietro, quindi nascondiamo i due fili dietro e lavoriamo 2 o 3 maglie, quindi una, due e 3. Lavorate le 3 maglie, possiamo finire di nascondere il filo e li mettiamo nella lavorazione e taglieremo questo qua rosa. Dopodiché dobbiamo procedere con il fare un giro di maglie come si presentano col filato verde. Quindi per questo giro facciamo tutto il giro di maglie come si presentano con il filato verde.
Una volta che avremo terminato il nostro giro di maglie come si presentano con il filato verde, dobbiamo procedere con il prossimo giro, in cui dovremo fare, aspettate un attimo, dovremo fare 6 maglie basse e una diminuzione. Quindi iniziamo facendo la prima maglia bassa, inseriamo il nostro marcapunti per non perdere il segno. Quindi facciamo la prima maglia bassa e poi facciamo tutte e 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Dopodiché dovremo fare la diminuzione. Ve la faccio vedere ogni volta perché può darsi che qualcuno di voi non la sappia fare. Quindi prendiamo le due costine, la prima costina della prima maglia, una costina della seconda maglia e le chiudiamo assieme in questo modo. Quindi procediamo per tutto il giro con il fare 6 maglie basse e una diminuzione fino al termine del giro e nel nostro lavoro ci saranno 42 maglie basse. Terminato il nostro primo giro di diminuzioni, dobbiamo procedere con il fare nel prossimo giro una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi dovremo fare un giro di maglie come si presentano e procediamo in questo modo. Quindi facciamo un giro di maglie come si presentano. Terminato anche il nostro giro di maglie come si presentano, dobbiamo procedere con il fare il secondo giro di diminuzioni. Quindi in questo giro dovremo fare 5 maglie basse e una diminuzione. Quindi facciamo le 5 maglie basse, così ripetiamo anche la diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Dopodiché facciamo la nostra diminuzione. Quindi prendiamo la prima costina della prima maglia, la prima costina della seconda maglia e le chiudiamo assieme così. Dopodiché dobbiamo procedere per tutto il giro con il fare 5 maglie basse e una diminuzione. Al termine del nostro lavoro ci saranno 36 maglie basse. Una volta finito di eseguire il nostro giro, dobbiamo procedere con i prossimi due giri, lavorando le maglie come si presentano. Quindi per i prossimi due giri lavoreremo le maglie come si presentano senza fare diminuzioni. Una volta che avremo terminato i due giri di maglia come si presentano, procediamo con l'imbottire il corpo. Quindi prendiamo dell'imbottitura e riempiamo bene tutto il corpo, specialmente questa parte qui dove cresce, dove si divide la testa e il corpo. Mettiamo poco poco più imbottitura, così da rendere la curva più continua, non deve esserci lo stacco spigoloso. Arrivati a questo punto dovremo iniziare a dividere il lavoro a metà perché dobbiamo fare le gambe, quindi faremo questo praticamente. Allora, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e siccome nel nostro lavoro ci ritroviamo con 36 maglie basse, dobbiamo fare la metà, quindi 18 maglie basse, la metà di 36 è 18, quindi contiamo 18 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e nella 18ª maglia ci attacchiamo in questo modo, quindi ci attacchiamo qui. Dopodiché prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima stringendo il corpo. Abbiamo fatto la nostra maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare in questo modo, quindi lavoreremo a cerchio solo questa gamba qui, quindi faremo una gamba per volta. Facciamo una catenella e per il primo giro della gamba lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi lavoriamo in ogni maglia bassa e in ogni catenella in questo punto una maglia bassa fino al termine del giro. Ho terminato il mio giro di maglie come si presentano. In tutto nella nostra gambina ci saranno 21 maglie basse. Quindi nel prossimo giro procediamo con il fare un altro giro di maglie come si presentano. Quindi praticamente faremo altre 21 maglie basse su queste qui che abbiamo fatto. Terminato il giro di maglie come si presentano, nel prossimo giro dovremo fare ugualmente un giro di maglie come si presentano, però dovremmo farlo in questo modo. Quindi la maglia è costituita da due costine e noi per questo giro dobbiamo lavorare solo la maglia
interna, ovvero la maglia, la costina che è verso di noi. Vedete, non prendiamo la maglia per intero, ma prendiamo solo la costina, questa qui, e lavoriamo un giro di maglie come si presentano, prendendo solo questa costina. Terminato il giro di maglia come si presentano, prendendo solo la costina, quella verso di noi, dobbiamo fare l'ultimo giro del pantalone e lavoreremo le maglie come si presentano normalmente. Quindi faremo un giro di maglia come si presentano, prendendo la maglia normalmente. Una volta terminato l'ultimo giro, ci attacchiamo con una maglia bassissima nella prossima maglia bassa, tiriamo e tagliamo il filo, dopodiché facciamo un nodino ed è finito il pantaloncino. Adesso dobbiamo provvedere con iniziare la gamba, quindi prendiamo il filato, lo stesso filato che abbiamo usato per il corpo, e facciamo un cappietto iniziale. E adesso dovremmo fare una cosa poco complicata. Allora, rivoltiamo il pantaloncino così, e se vi ricordate, nei giri precedenti, in uno dei giri precedenti abbiamo lavorato solo le maglie interne, e quindi all'interno del nostro lavoro ci saranno tutte queste costine qui delle maglie che non sono state lavorate. Noi dobbiamo procedere con il riprendere tutte queste maglie per lavorare la gamba. Quindi vi faccio vedere, parto dalla prima, prendo il filo e faccio una maglia bassa. In questo giro dovremo lavorare per tutto il giro una maglia bassa e una diminuzione. Quindi ho fatto la maglia bassa, adesso faccio la diminuzione. Quindi prendo la prima costina, poi prendo il filo, prendo la seconda costina, ripesco il filo e dopo chiudo tutto insieme. Quindi per lavorare la gamba useremo questa diminuzione qui. Fatta la mia diminuzione, faccio una maglia bassa. E poi un'altra diminuzione, vedete, sto prendendo tutte queste costine qui, tutte queste avanzate. Faccio un'altra diminuzione, è un po' complicato però potete riuscirci. Quindi facciamo la diminuzione 1 e 2 e chiudiamo tutte assieme. Proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Quindi facciamo una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro. Arrivati al termine del giro, ci attacchiamo con una maglia bassa nella prima maglia bassa che abbiamo realizzato, che sarà questa. Dopodiché lavoriamo 4 giri di maglia come si presentano. Terminati 4 giri di maglia come si presentano, facciamone uno in più, quindi faremo un altro giro di maglia come si presentano. Una volta terminato l'altro giro di maglie come si presentano, procederemo con il fare l'ultimo giro e faremo 6 diminuzioni. Quindi facciamo la diminuzione, che sarà fatta in questo modo. Quindi mettiamo l'uncinetto nella maglia, prendiamo il filo dietro, inseriamo l'uncinetto nella prossima maglia, prendiamo il filo e chiudiamo tutte assieme. E ripetiamo questo fino a chiudere tutta la gamba, ma scusatemi, non per 6 volte, ma ripetetelo fino a che non sarà chiusa tutta la gamba.
Ecco qui, una volta che ho fatto tutte le mie diminuzioni, ho chiuso, nascondiamo il filo, quindi ho nascosto sia il filo del pantalone e sia il filo della gamba. Adesso dobbiamo procedere allo stesso modo per realizzare l'altra gamba, quindi vi ripeto i giri così non vi sbaglierete. Allora, nel primo giro qui ci allacciamo e realizzeremo un giro di maglie come si presentano, in tutto saranno 21 maglie basse. Poi nel secondo giro lavoriamo le maglie come si presentano, poi andiamo nell'altro giro e lavoriamo sempre le maglie come si presentano, però prendendo solo questa costina qui, solo la costina che è verso di noi, e quindi lavoriamo per un giro solo le costine davanti. E poi lavoriamo l'ultimo giro del pantaloncino, le maglie come si presentano, e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Poi rigiriamo gli risvolti del pantalone e lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci ritroveremo con 13 maglie basse. Dopodiché dovremo lavorare 5 giri di maglie come si presentano con questo filato con cui abbiamo realizzato per il corpo, e poi facciamo diminuzioni fino a che non sarà chiusa e nascondiamo il filo. Dopodiché andremo a realizzare le braccia e poi faremo la decorazione come occhi, bocca e quant'altro. Per realizzare il braccio prendiamo il filato rosa e avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Quindi facciamo il nostro anello e all'interno dovremo fare le nostre 6 maglie basse. Terminate le 6 maglie basse, stringiamo l'anello magico e nel prossimo giro lavoreremo le maglie come si presentano. Quindi lavoriamo le 6 maglie che abbiamo appena realizzato normalmente, quindi faremo un giro di maglie come si presentano. Lavorato il giro di maglie come si presentano, nel prossimo giro faremo un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti. Quindi facciamo un aumento in ogni maglia bassa sottostante fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse. Lavorate le nostre 12 maglie basse, proseguiamo con il prossimo giro con il fare una maglia bassa e un aumento. Quindi faremo una maglia bassa e un aumento fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci saranno 18 maglie basse. Fatto il nostro giro da 18 maglie basse, proseguiamo con per 2 giri lavorare le maglie come si presentano. Quindi per 2 giri lavoreremo le maglie come si presentano senza fare aumenti. Lavorati i nostri 2 giri da 18 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e una diminuzione. Quindi prendiamo le 2 costine. E così si fa la diminuzione. E ripetiamo una maglia bassa e una diminuzione fino al termine del giro, e nel nostro lavoro ci saranno 12 maglie basse. Terminato il nostro giro di diminuzioni, adesso dovremo procedere molto semplicemente con il fare 8 giri di maglie come si presentano. Quindi per 8 giri lavoreremo le maglie come si presentano senza fare aumenti, e poi chiuderemo il lavoro. Una volta che avremo terminato i nostri 8 giri di maglie come si presentano, ne faremo uno ulteriore. Quindi faremo un altro giro di maglie come si presentano. Dopodiché facciamo una maglia bassissima nella prossima maglia e tagliamo il filo e facciamo un nodo. E di questo braccio dovremo realizzare un'altra parte. Quindi realizzeremo un altro braccio e poi passeremo alla composizione di Patrick. Allora, le braccia dovranno essere attaccate più o meno in questo punto. Adesso conto i giri di quest'altro che ho fatto. Allora, le attaccate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Le braccia qui le attaccate al 24esimo giro. Quindi andiamo qui e contiamo dalla punta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e nel 24esimo giro andremo ad attaccare il braccio. Quindi io metto il marcapunti un secondo e poi inserisco il filo nel lago.
iniziamo a dare qualche punto, quindi avviciniamo il braccio al punto che abbiamo marcato, che è questo, inseriamo l'ago. Dopodiché, come facciamo sempre per tutti i nostri amigurumi, prenderemo un punto da una parte e un punto dall'altro pezzo e man mano attacchiamo il braccio. Dopodiché, attaccato questo, attaccheremo anche l'altro. Allora, una volta attaccate le braccia, andremo a tagliare due ovali di feltro che saranno gli occhi, e poi taglieremo le pupille che saranno piccolissime. Quindi dobbiamo fare due ovali grandi e due ovali piccoli 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 per gli occhi, e li andremo ad attaccare qui. Quindi a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al dodicesimo giro, a partire da sopra, attaccheremo gli occhi e poi incolleremo anche la parte nera, quindi le pupille. Poi andremo a realizzare, prendiamo il filato nero e andremo a realizzare la bocca e le sopracciglia. Allora, ho inserito una pugliata di nero numero 25, di filato numero 25, e vado ad eseguire la bocca. Quindi, come ho fatto per quest'altro, facciamo la bocca. Quindi deve essere una cosa molto ad occhio. Allora, quindi facciamo in questo modo la bocca. Questa è la prima parte. E poi facciamo anche la seconda parte. Ecco qui. Poi andremo a ripassare un paio di volte per dare più spessore. Una volta realizzata la bocca, andremo a fare le sopracciglia, che sono queste. Io qui ne ho fatta una bassa e un'alta per dare un po' più espressività, ma voi potete fare come volete. Quindi andiamo e semplicemente facciamo delle sopracciglia sopra gli occhi. Questa è la prima. Le ripasso più volte, dopodiché faccio la seconda un po' più bassa. Per ultima cosa andremo a fare l'ombelico, che sarà questo qui. Quindi andiamo in un punto sulla pancia e per prima cosa facciamo un trattino e lo ripassiamo un po' di volte. Dopodiché andremo a fare il cerchietto intorno. E uno. E l'ombelico è realizzato. Adesso il nostro Patrick è finito. Se volete potete creare dei piccoli fiorellini da attaccare qui, come vedrete nella foto che sarà sul video.
Quindi il tutorial è finito. Se volete potete decorare il pantalone con una serie di catenelle. Io ho fatto una serie di catenelle e l'ho attaccata qui per rifinire il pantalone perché mi piace di più. Vedete la differenza. Come vi piace, come più vi piace così fate. Allora, per questo tutorial è tutto. Vi invito a mettere mi piace se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, di mandarmi le vostre foto se realizzate qualche mio lavoro e di scrivermi un commento per qualsiasi cosa, se qualche passaggio non l'avete capito o qualsiasi cosa vogliate chiedermi. Quindi il tutorial è finito, ci vediamo alla prossima.